Quasi al vertice del Parco Alpi Apuane, la vallina Mirna Pellinacci, nominata vicepresidente dell'ente. Grande soddisfazione e l'impegno di incentivare e promuovere il turismo partendo da Campo Catino. Fatture elettroniche, ancora non ci siamo. La nuova piattaforma che dovrebbe custodire documenti fiscali dei titolari di partita IVA non sta funzionando. Lo conferma anche il presidente di Confcommercio Versilia. Nuovi spogliatoi allo stadio di Mardi. È stato il sindaco Menesini a consegnare le chiavi della nuova struttura al presidente della Folgor Gianluca Landi. Costo complessivo dell'opera 285.000 euro. La Befana viene di notte, viene la Befana. La sera del 5 gennaio sono state tantissime le befanate su tutto il territorio provinciale. Gruppi di persone che visitano case e casolari portando gli auguri in cambio di doni. L'Aquila spezza il volo del Ghiviborgo, sconfitta interna della squadra di Pagliuca, parsa a pannate, battuto 1-0 da un ottimo Montevarchi, decide una rete di Essusì. Il Ghivi perde anche il primo posto, che adesso è del tutto cuoio. Geppi Selva oscura lo Scandiano, una rete nel finale del capocannoniere del campionato permette al CGC Viareggio di espugnare per 3-2 la pista dell'ostica compagine emiliana e di salire al quinto posto della classifica. A tutti voi un cordiale saluto e ben ritrovati per questa edizione del Tigino, che apriamo con la cronaca. Le forze dell'ordine, una cronaca ma è una notizia e anche un appello naturalmente, le forze dell'ordine stanno cercando Alessandro Salvioni, 17 anni, scomparso da sabato sera nella zona di Lammari. Il ragazzo, appunto 17enne, indossa un giubbotto mimetico, una tuta verde e gli infradito. Deve assumere tra l'altro farmaci salvavita. Naturalmente tutti coloro che lo avessero notato, lo avessero visto, ecco intanto qui la foto, allora ripetiamo la notizia, si chiama questo ragazzo Alessandro Salvioni, ha 17 anni, è scomparso da sabato sera nella zona di Lammari, indossa, ripetiamo, un giubbotto mimetico, una tuta verde e gli infradito, deve assumere farmaci salvavita. Dunque l'appello è anche quello che chiunque lo avesse visto, lo avesse notato, può mettersi in contatto con le forze dell'ordine, soprattutto con i carabinieri, e naturalmente segnalare eventualmente dove lo ha visto e se qualcuno lo avesse visto che potesse servire, essere utile per il suo ritrovamento. Parliamo del Parco delle Alpi Apuane, della nomina della vallina Mirna Pellinacci al ruolo di vicepresidente. Il presidente del Consiglio regionale, Eugenio Giani, ha nominato nei mesi scorsi nuovi componenti del Consiglio direttivo dell'ente Parco regionale delle Alpi Apuane. Ne fa parte anche Mirna Pellinacci, designata da parte della comunità del parco e già vice sindaco del comune di Valli di Sotto. Sono onorata di questo incarico, per me la vicepresidenza è una cosa importantissima, il mio territorio per me è importante dal punto di vista del parco ma anche degli abitanti che ci vivono. Le cave è un punto delicato e importantissimo per me, da salvaguardare, da tutelare e da tutelare anche in termini di ambiente. Campo Catino riveste il punto principale di tutto il parco. Campo Catino, diciamo che è la ricchezza più grande che si trova all'interno del Parco delle Alpi Apuane. Campo Catino per me sarà la mia grande sfida per poter rilanciare il punto turistico nella nostra zona. Lo abbiamo visto nel servizio appena andato in onda, ne parliamo ancora. Anche quest'anno il presidente del Consiglio regionale della Toscana, Eugenio Giani, è tornato a fare visita ai presepi caratteristici di Pescaglia, accompagnato dal sindaco Andrea Bonfanti e dall'assessore al turismo Beatrice Gambini, come vediamo in questa foto, ha ammirato il presepe permanente in Selva di Mela a Convalle. Si tratta di un'attività artistica, di cui peraltro abbiamo già parlato con un servizio, realizzata nel bosco del Borgo Pescaglino da un artista locale, Guido Giusti. Presente anche il consigliere comunale Sandro Ricciardi e anche l'artista. Parliamo di fatture elettroniche. Qualcuno dice che fila tutto liscio, in realtà non pare proprio così. Silvia Toniolo.
Per l'Agenzia delle Entrate è tutto fila liscio, ma la nuova piattaforma per le fatture elettroniche che dovrebbe custodire i documenti fiscali dei titolari di partita IVA in realtà non sta funzionando. Collegandosi al portale, gli utenti visualizzano per ora sempre il solito messaggio: il sistema non è al momento disponibile. La denuncia in Versilia viene dall'imprenditore e deputato per Fratelli d'Italia Riccardo Zucconi, il quale si fa portavoce dei disagi segnalati dall'Associazione Nazionale dei Commercialisti. Ci sono già le prime disfunzioni, cioè il sistema non è operativo. Tra l'altro devo dire che il sistema operativo verrà anche usato molto poco, verranno usate più che altro delle piattaforme private, e queste piattaforme private per loro natura sono suscettibili anche di violare la privacy. Tutta la massa di dati che arriveranno a queste piattaforme private non sappiamo che fine faranno, ma la fatturazione è sbagliata, la fatturazione elettronica esiste solo in Italia, poteva essere differita e graduata come Fratelli d'Italia aveva chiesto, poteva essere limitata a fatturazione di un certo importo senza andare a prendere le fatture con un importo minimo. È un'ulteriore guerra alle aziende, non aumenterà le entrate dello Stato, dicono questo soltanto perché hanno messo nel bilancio nazionale una posta dove si dice che la fatturazione elettronica aumenterà le entrate di 2 miliardi. È un'altra dimostrazione di ostilità nei confronti delle aziende, quell'ostilità che questo governo ha già dimostrato nel decreto dignità, nelle norme che consentono l'accesso senza limite ai conti correnti delle persone. Beh, i vantaggi sicuramente ci saranno, perché chiaramente elimina una parte di evasione che viene fatta da chi in malafede fa fatture false, però non elimina chiaramente quelli che non fanno fatture o che non sanno nemmeno da che parte si comincia. È un problema soprattutto per le piccole imprese, perché insomma, doversi adeguare alle nuove normative non è facile, e anche nel settore nostro, quindi il settore dove io parlo da commerciante, che riguarda calzature, abbigliamento e generi vari, spesso le aziende sbagliano a emettere fatture sbagliando i prezzi, sbagliando le quantità. Prima bastava una correzione e ora invece bisogna che devono fare una nota di credito, perché i tempi sono molto più stretti e chiaramente aumenta notevolmente quello che sono le registrazioni e i costi della tenuta contabile. Una falsa partenza che fa discutere il mondo del commercio, a cui questa operazione non piace perché è difficile da gestire. Un problema per le piccole imprese per la difficoltà oggettiva di adeguarsi alle nuove normative. Alto Pascio avrà i pannelli fonoassorbenti lungo il tratto autostradale della 11 che attraversa il paese. L'amministrazione D'Ambrosio è riuscita ad ottenere un importante risultato. La società Autostrade SPA da lunedì inizierà con i lavori di installazione e realizzazione delle barriere antirumore. Rimaniamo nel comune di Capanno, rimandiamo a Mardia con la consegna dei nuovi spogliatoi dello stadio comunale di Mardia. È stato il sindaco di Capannori Luca Menesini a consegnare le chiavi dei nuovi spogliatoi dello stadio di Maglia al presidente della Folgo Gianluca Landi. Grazie a un investimento complessivo di 285.000 euro, gli spogliatoi sono stati ampliati con la costruzione di un disimpegno sul lato est. Sono stati poi realizzati due nuovi accessi per gli atleti e gli addetti ai lavori. L'opera ha riguardato anche tutta l'impiantistica dei locali spogliatoio, con la realizzazione di un nuovo impianto di climatizzazione invernale con relativo locale termico, l'installazione di una caldaia a condensazione ad alto rendimento e un nuovo impianto idrico-sanitario. I miglioramenti hanno riguardato anche gli impianti elettrici, l'antincendio. Di oggi con gli spogliatoi, qualche anno fa appunto con la tribuna, non ci vogliamo fermare qui, ma vogliamo appunto passo dopo passo rendere questo stadio uno stadio senza barriere e quindi fare in modo che il lavoro che viene portato avanti dalla società, un lavoro anche importante con la scuola qua, calcio, sia un lavoro sempre più qualificato. È stato fatto un bellissimo lavoro e i ragazzi saranno molto contenti di avere un ambiente un pochino più moderno, funzionale, e come diceva il sindaco anche relativo alla faccenda della scuola calcio, che è sicuramente il settore dove la Folgo Maglia punta moltissimo, perché poi è la base per costruire tutto quello che c'è sopra la società.
Parliamo di Befana e di Befanate, intanto andando a Viareggio, poi vedremo un ampio servizio sulle Befanate nella Valle del Serchio. Una folla di bambini accompagnati dai genitori ha assistito all'arrivo della Befana alla cittadella del Carnevale di Viareggio, accompagnata dalle maschere del Carnevale, dalle maschere viareggine, Burlamacco e Ondina. La vecchina ha fatto il suo arrivo sulla cabriolet della Fondazione Carnevale per poi regalare tradizionali befanini ai più piccoli, oltre a distribuire cartoline del prossimo Carnevale che partirà, ricordiamo, il 9 febbraio, dunque tra poco più di un mese. Ed è stata sempre la Befana, insieme alla Presidente della Fondazione Carnevale, Marialina Marcucci, ad inaugurare nell'occasione il nuovo allestimento dell'Espace Gilbert. Nelle prossime edizioni del TG9 vi proporremo un ampio servizio su questo che vi abbiamo appena detto. Ed ora, come dicevo, il canto della Befana, che coinvolge tutto il territorio provinciale, quasi lo avvolge. Nel servizio che vi proponiamo siamo andati in particolare a seguirne tre nella Valle del Serchio. La sera del 5 gennaio, vigilia dell'Epifania, nella nostra provincia è ancora molto celebrato e apprezzato il canto della Befana. È un rito che si rinnova di anno in anno. Gruppi di persone visitano case e casolari cantando l'Epifania, spesso accompagnati anche da strumenti musicali, e portano gli auguri in cambio di doni. Già nel pomeriggio in alcuni casi sono iniziati i canti che hanno proseguito poi per tutta la serata. A Colognola di Pescaglia, questo gruppo di cantori di Loppeglia ha di fatto aperto un'iniziativa organizzata dal Museo del Castagno dedicata alla Befana, e lo hanno fatto cantando questa bellissima befanata. Borgo Amozzano ha ricevuto la visita del gruppo dei cantori della locale Misericordia, guidati dai tre Re Magi. Si tratta di un gruppo molto numeroso, arricchito anche dai musicanti della Mercyful Band. Organizzano questa cantata della Befana in cui si raccolgono fondi proprio per la Misericordia. A Monte Fegatesi, nel comune di Bagni di Lucca, il canto della Befana si trasforma, coinvolgendo quasi tutti gli abitanti. Iniziano in pochi, ma finiscono in molti. E poi al termine tutti in teatro, per mangiare polenta di Neccio e Biroldo. Sono in distribuzione tutta la Versilia e calendari 2019 dell'Associazione Italiana Persone Down, 12 scatti per 12 mesi, con i ragazzi appunto dell'associazione, con tanti movimenti di vita quotidiana mentre praticano sport o fanno la spesa, in visita alla carrozzeria d'auto o immortalati al mare. Ci sono anche un paio di personaggi famosi. Nel mese di gennaio infatti c'è l'attrice Amanda Sandrelli, per settembre assieme ai ragazzi dell'associazione ha posato l'attore Sergio Muniz, mentre a ottobre a farsi la foto con i ragazzi davanti al Teatro dell'Olivo c'era Veronica Pivetti. È tutto per quanto riguarda la prima parte del TG1, una breve pausa, poi torniamo con un'ampia pagina sportiva.